raga, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Siamo qui perché volevo parlarvi di alcune cose che hanno rimosso da questo gioco, compresa appunto la versione beta. Quindi raga, prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione in su, un commento qua sotto con scritto tacchino arrosto e dirigiamo. Ciao, mi chiamo Sigismondo e sono il censuratore. Mia madre è una cortigiana. Partiamo con la primissima cosa. Oddio, ma sta macchina impenna? Non impenna, peccato, peccato. Dunque, la prima cosa, raga, riguarda un soggetto di una missione sconosciuto folle che teoricamente doveva esistere in questo gioco, che alla fine non è stato appunto aggiunto. Non c'è niente a riguardo, io non l'ho mai vista sta roba, quindi non so se realmente ci sia. Ma signora, ma lei c'ha la madre che tipo va con Amanda a mangiare il fieno? Comunque, quest'uomo ti ringrazia per averlo riportato nel forte. O meglio, questo è quello che si scopre facendo il suo numero. Tra l'altro ha una faccia abbastanza stupida. Adesso vi mostrerò un po' com'è quest'uomo. Riusciamo a vedere addirittura in faccia. Ti ringrazia per averlo riportato nel forte e ti lascia il suo numero. Senza senso. Queste cose che vi ho appena detto riguardante il fatto che ci ringrazia, eccetera, sono trovabili unicamente sul wiki, perché non riesci a trovare in gioco una roba riguardante questa persona. Il numero da chiamare a sentire la sua voce dovrebbe essere il solito 328555, come ogni numero di GTA. O quasi. Qui abbiamo 0145. Questo è il numero del signor Kyle P. Slater. Dovrebbe dire qualcosa, a meno che non sia stato fissato. Ma vediamo. Suona vuoto. È proprio lui. È proprio lui. Praticamente quest'uomo funziona come Ursula. Tu dopo lo puoi chiamare e fare robe del genere. Ti lascia il suo numero per qualcosa che probabilmente aveva in preventivo la Rockstar. Non so se magari un permesso tramite lui per entrare al forte senza problemi. Non ne ho idea. Comunque, il bello è che se noi andiamo qua vediamo anche la sua faccia, ok? In dialogo. Vedete? È una specie di McFinestre con i baffetti da francese. Non so, ripeto, se esista realmente questa missione nel gioco. Io non l'ho mai fatta. Salve buon uomo. Non l'ho mai vista. Non si trova niente in giro e penso che sia stato rimosso nella fase beta, quindi è rimasto nel gioco ma è stato disattivato e può essere raggiunto unicamente con questa chiamata. Sembrano cose ottime, Tony. Passiamo con la prossima cosa, che riguarda la scultura qua in spiaggia. C'è una scultura in metallo che originariamente nel gioco, nelle prime versioni, ora non mi ricordo se è uscito già con quella struttura oppure no, non doveva essere questa. Vedete questo ammasso di ferro, che non so a cosa possa servire, comunque è arte. Fu messo per sostituire, diciamo, la struttura originale, che era una specie di incrocio tra stuzzicadenti di metallo più grossi. È stato sostituito con questo perché praticamente l'artista che creò quella roba non la volle nel gioco, perché le solite cose, l'arte di tutti e bla bla bla, non deve essere qui, qua e... E quindi disse esplicitamente alla Rockstar nel caso di levarla, di toglierla. Ora mi sembra che il gioco sia uscito già con quella struttura, poi fu cambiata successivamente. Non mi ricordo molto bene, dovrei tipo andare a prendere GTA per la PlayStation 3, ma non mi ricordo proprio. Questa è la storia di questo coso di ferro nato senza senso dal senza senso. Questa sarebbe la vecchia struttura. Ok, essere gelosi delle proprie cose, però sinceramente arte moderna. E passiamo, raga, con la terza cosa. Sono molte ipotesi riguardo a questo e si parla del finale C alternativo. Ci sarebbe dovuto essere un altro finale che non era il salvataggio né di Trevor né di Michael. Sarebbe dovuto morire il signor Clinton. Adesso non so in quale modo. Alcuni dicono che sarebbe voluto morire di suicidio, altri dicono altre robe. Sinceramente, raga, non lo so. Ma la cosa ancora più sconcertante è che il signor Clinton sarebbe stato nel caso sostituito dal caro Lamar. Quindi non avremmo avuto un Lamar giocabile. E una cosa molto particolare a conferma di questa roba è che l'attore di Lamar disse che Lamar avrebbe dovuto avere un ruolo molto più importante nel gioco, però a causa di problemi personali non fu possibile questa cosa. Ora, mi pare esagerato cambiare il corso della storia, perché quello di Lamar non riesce a fare quello o quell'altro, ma devo essere sincero, preferisco di gran lunga quello che abbiamo oggi, quello dove appunto è possibile salvare sia Trevor che Michael e Franklin. Cioè, raga, che ci va con Jack Sparrow poi? Quello è andato a sbattere contro... Ma è stupido quest'uomo? Ma lei è imbecille? Ma non vede che c'è un muro? Comunque, la prossima cosa, raga, aggiunta nel gioco, poi rimossa, anzi non rimossa, mai diciamo attivata, così per dire, è il Bahama Mamas. Raga, questo locale è veramente figo, situato, dovrebbe essere qua forse, dovrebbe essere qua se non sbaglio. Adesso io ho delle mod che mi permettono di entrare ovviamente, ma il Bahama Mamas è stato inventato, creato, cosato, ma mai implementato né per una cutscene, né per una missione, né per niente, neanche per degli screen. Sarebbe stato figo anche come posto da visitare, da entrare, eccetera, come il tequila, ok? Abbiamo un locale veramente bellissimo, la Vice City, in pratica questo posto bellissimo lasciato completamente morire a sé, che piccola cosa, è più bello anche del Night, sinceramente, lo preferisco rispetto a tutti gli altri Night che ci sono su GTA. Per entrare, ragazzi, ci sono dei modi ovviamente con gli incidenti, se tu tipo fai un incidente con la porta così, riesci a entrare un po' come era il principio per entrare nella centrale di polizia, con lo Yuga che vi ho mostrato qualche video fa. Questa era, diciamo, la terza cosa, e a me sarebbe piaciuto tipo troppo questo locale, diciamo, accessibile, con un po' di vita, volendo con delle mod lo puoi fare, però sinceramente, raga, non saprei, non saprei. E raga, siamo arrivati con la quarta cosa, diciamo, rimossa
rossa aggiunta nella beta mai attivata. Ed è forse la roba, oltre che la più famosa, la più storta, la più particolare, la più da dire oh my god. It's so big. Parleremo di una missione che doveva esistere nel gioco, programmata eccetera, ma mai resa attiva. Ed è praticamente lo Sharmuta Job. Sharmuta, che tra l'altro è una parola araba che vuole dire troia, puttana, Amanda. Cattura quando devi censurare le cose sul tubo, poi diremo, per evitare le censure, cortigiana. Sarebbe il lavoro da cortigiana, dove prevedeva Michael e Trevor vestiti da clown omosessuali. Quindi c'era Trevor che sembrava facesse tipo delle avance a Michael, ed era un qualcosa di abbastanza particolare. In pratica era la missione sostituita appunto con il Kaida Libre, che è la missione dove loro prendono Patricia. In questa missione diciamo che loro rapiscono Patricia perché Trevor non vuole che Madrazzo la tratti male. Adesso non mi ricordo, ma grandi linee sarebbe una roba del genere. Questa missione era un furto con preparazione eccetera eccetera eccetera. Prevedeva rubare la cassaforte a Madrazzo, rubargli il cavallo e prendere Patricia. C'erano tre modi praticamente per fare questa missione. E c'era la modalità furtiva di notte, dove entravi durante il calar delle tenebre della notte, rubavi praticamente le cose, prendevi il cavallo, Patricia, e te ne andavi in modo molto tranquillo. C'era diciamo l'approccio un po' più duro, un po' più rude. Se no c'era la modalità clown, dove tu ti fingevi un clown con un orientamento sessuale, mi pare homo, mediante confusione intrufolavi nella festa e prendevi Patricia, il cavallo e la cassaforte. Sarebbe stata veramente bellissima, però ci hanno privato di questa cosa. Siamo fortunati, ma anche gli audio di questa roba, per riuscire a sentire meglio questo. No, non so come spiegarlo, raga, perché io non saprei dirlo meglio che Trevor con la sua voce veramente meravigliosa. Ah! Oh, look, 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 look! Oh, a panther! Sinceramente non so perché hanno rimosso questa missione a favore dell'altra. Forse perché era un po' troppo particolare, non lo so sinceramente. Per andare, raga, in sintesi, ok, per evitare di sentirci tutte queste lamentele di Trevor eccetera, se volete praticamente potete trovare il video cercando le voci inutilizzate del gioco. In pratica c'è questo dialogo non utilizzato della missione dello Sharmuta. Per dire, questa missione, raga, nella beta esisteva, o meglio è stata creata, voce eccetera. Sarebbe stato interessante, anche perché, raga, abbiamo parlato di cavalli, ma i cavalli non esistono su GTA. Che mi venisse un col! Durante il corso del gioco si possono anche trovare riferimenti che a primo impatto non sono molto chiari per la storia normale, perché si riferiscono proprio allo Sharmuta. Questo vuol dire che proprio il gioco è stato creato sulla base di quella missione, poi corretto unicamente dopo. La missione dello Sharmuta sarebbe dovuta avvenire dopo qualcuno ha detto yoga, mentre Patricia viene rapita, la missione 40 teoricamente. Quindi la storia sarebbe stata leggermente diversa, magari per allungare un po' la minestra. Avranno fatto una roba del genere forse per quello, magari era troppo corto il gioco, sinceramente non lo so. Questo è tutto per quello che riguarda lo Sharmuta. La prossima cosa riguarda un sito di incontri che mi farà bannare completamente da questa piattaforma, ed è il sito Hashmash. È diciamo un sito dove tempo fa c'erano sia maschi che femmine, adesso sono solamente femmine, ok? E in pratica questo sito non c'è niente, non c'è niente, ok? È un sito per troll. Qua ci compri Amanda, e teoricamente ce la puoi proprio comprare. Praticamente su questo sito, nelle vecchie versioni di GTA, era possibile trovare una foto di Michael, di Trevor e di Amanda. Si poteva trovare questa foto di Amanda dentro quel sito di incontri. Non so con che didascalia, con mucca, oppure possibile animale da soma, non ho idea. Comunque questa diciamo era l'immagine di Amanda. C'era Michael con questa posa, davvero uomo, raga, con i boxer. C'è chi, non scorrendo, dice: porca vacca, voglio incontrare quest'uomo. Ma non è l'unico, c'era anche Trevor in una, diciamo, posa che è alquanto inquietante, perché questo è Trevor. Questo è come era Trevor in quel sito di incontri. Ora mi trovo molto confuso, perché uno come Trevor, sito di incontri, io non ce lo vedo. Eppure ci sarebbe stato lui, con questa faccia così sexy. E raga, insomma, dopo aver rovinato l'infanzia un po' a tutti, passiamo con la prossima cosa che hanno rimosso dal gioco, e parleremo di una parte nel prologo. In molti, ragazzi, ci siamo domandati perché c'è una sala server nel prologo. Per quale motivo? Ludendorff, North Yankton, 9 anni fa. Raga, e ora sveleremo il mistero della zona server, che era, sì, raga, una parte di questo prologo. Le sparo in mezzo ai piedi, eh. Schippiamo sta roba, raga. Andiamo dunque al succo della questione. Praticamente c'è questo, diciamo, discorso non utilizzato, questo dialogo che nel gioco non è stato aggiunto, però è possibile vederlo tramite la chat di quello che succede. Qualcuno dice: mi sono perso dei messaggi. Va nel menu, va nella chat di quello che hanno detto, e può vedere le cose. Non era necessario, dovrebbe essere, diciamo, l'ultimo dialogo fatto. Qua adesso Brad avrebbe dovuto dire una roba. Dovrebbe esserci il dialogo dove Brad, forse l'hanno fissato questa cosa, ma non importa, perché io comunque, ragazzi, ho gli screen di tutto ciò. Perché si buggano? Andiamo avanti. Ok, qua dovrei già avere il tutto. Peccato non mi salti fuori. Adesso, raga, l'avranno fissato probabilmente. Comunque, come ho detto, io ho i dialoghi, quindi non è un problema. Magari è stata, diciamo, tradotta perché non serviva. Praticamente qua, come sappiamo tutti, c'è il server, guardate, con le telecamere, con le cose. E in pratica c'era una deviazione di questa missione dove Brad se ne usciva con: dobbiamo bruciare i server, una roba simile. Sarebbe dovuto entrare qua, avrebbe dovuto prendere una tinozza di benzina. Ora non so se è pilotato da noi eccetera, anche perché noi
Brad non l'avrebbe potuto usare. Quindi forse, diciamo, era stato pensato l'utilizzo di Brad all'inizio del prologo, poi è stato tolto. Sinceramente non lo so. Si dava fuoco a tutto qua, si metteva sta benzina, si bruciavano i server e successivamente si usciva. Come vedete qua nella zona dei dialoghi abbiamo Brad che dice: dobbiamo bruciare i server. E dice sì, ok, facciamolo, una roba del genere. Quindi diciamo che faceva parte di questo prologo. Magari, ripeto, solo nella lingua inglese lo puoi vedere. Non ne ho idea. Non so se bruciando il server potevi magari attenuare l'arrivo delle guardie. Sinceramente non lo so. Ragazzi, arrivati diciamo alla penultima cosa di quest'oggi e parleremo di una roba che doveva esistere su GTA. E sinceramente ci rimango per il signor Clint quando viene investito, ok? Queste ultime due cose sinceramente, raga, non ne sono sicuro al 200% perché non ho fonti attendibili riguardo. Però c'erano, quindi ho detto magari, quasi quasi, vediamo un po'. Comunque, nella versione beta sembra avessero pensato a una cosa utilissima su sto gioco che, oddio, non posso farne a meno proprio. E sarebbe stato l'ombrello. Avrebbero messo sto ombrello, era possibile girare senza bagnarsi mediante, non so, o lo facevi in automatico, metteva tipo un tasto, una roba del genere. E basta. Un'altra cosa che hanno rimosso da questo gioco, presente nella versione beta, era la vegetazione. Sembra che nella versione beta ci fossero veramente molte più piante, ma non proprio due, ragazzi, c'erano veramente tante di più. Ho qualche screen di come sarebbe dovuta essere la versione beta e di com'è, diciamo, adesso. Ora diciamo che è tipo una roba del genere, dovrebbe essere questo il quartiere dove ho trovato lo screen. Questo è com'è GTA allo stato attuale, mentre nella versione beta era tipo una roba del genere, raga. Molta più vegetazione, più piante. Qui adesso non so se è lo stesso quartiere, però più uno dovrebbe essere quello, diciamo, la vista delle torri è quella. Quindi qual è il problema? Che il gioco sarebbe stato anche più pesante, perché le piante non fanno parte della mappa, ma sono oggetti messi dopo. E diciamo, non solo qua c'era più vegetazione, raga, un po' dappertutto, nelle montagne, non un'esagerazione. Ora abbiamo preso una zona dove ci sarebbero state più pianticelle, ma in giro non sarebbe stato così. Diciamo, magari qualche palma in più, qualche pioppa qua e là, nei canyon, nella foresta, sarebbe stata molto più vegetazione. Se ci facciamo caso, ad esempio in San Andreas, raga, c'erano molte più piante, molti più alberi. Don culo, salve, come sta? Va a prendere i bambini probabilmente. Queste sono principalmente le 8 cose che ho trovato, appunto, e che hanno rimosso da questo gioco. Volendo ce ne sarebbe qualcun altro, diciamo, di minore importanza, stile ombrello, o cose che sinceramente non mi sembravano così realistiche, quindi ho evitato di menzionarle. Raga, che dire. Yo, soy de un barrio del ghetto, mírame con el debido respeto, llevo metralletas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo.